Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo video. Avete visto dal titolo e dalla copertina, parliamo di questo ragazzo che a me piace molto, si chiama Sush. Se vi piace questo video mi raccomando iscrivetevi. Perché mi piace molto questo ragazzo? Perché a buffo completamente anche lui mi è apparso su Instagram e inizialmente avevo visto una foto del suo fisico e avevo detto vabbè, non è niente di che, questo fisico sarà sicuramente naturale, fammelo seguire. Scopro dopo pochi letteralmente post che letteralmente fa un post dicendo cosa sta prendendo come ciclo. Io ero tipo quindi non è naturale questo? Effettivamente questo ragazzo non era naturale, anche se aveva un fisico che secondo me gran parte di noi avrebbero pensato che potesse essere naturale. Non era naturale in primis. Due, aveva postato letteralmente i dettagli del suo ciclo. E tre, tipo su tutta l'industria fitness in assoluto è uno dei pochi ragazzi che ha il coraggio e ha avuto il coraggio di dire apertamente che fa uso di sostanze dopanti. Mi ha semplicemente fatto molto piacere conoscerlo e vedere che era così onesto, sincero e aperto con le persone, perché purtroppo il doping è super prevalente in questa industria, è veramente incredibile e come dicono alcune persone, anche alcune persone che io stesso conosco, ci sono delle persone che si dopano e fisicamente non diresti nemmeno che lo fanno. Quindi a me fa veramente un sacco piacere vedere una persona, un influencer che potrebbe tranquillamente fare come molti altri e vendere i suoi programmi dicendo di essere natural, invece poi sotto banco farsi altre robe che comunque letteralmente, ne conosco anch'io di persone così, è praticamente essere completamente disleali e anzi quasi mentire proprio ai propri follower. A me Sush, secondo me, è un impatto positivo, perché il doping è una scelta alla fine personale, è una scelta che ognuno di noi deve fare, è un percorso secondo me molto diverso dal farlo in modo naturale, perché probabilmente ogni volta che ci stanno degli stalli di progressione o altro, la variabile più importante da modificare non diventa più imparare ad allenarsi correttamente, provare dei metodi di periodizzazione, di progressione o altro, ma diventa gran parte, facciamo un piccolo switch con la dose. Quindi è completamente un altro sport, è un'altra cosa. E Sush a me è piaciuto un sacco perché appunto dall'inizio ne ha parlato apertamente, non ha partecipato a creare questa illusione di fisici incredibili da raggiungere in modo naturale. Ci sono alcuni takeaways, perché lo sapete, quando faccio questi video non è semplicemente per fare gossip e parlare di qualcun altro, ma è uno per raccomandarvi qualcuno se volete andare a vedere le sue cose se non lo conoscete già, ma anche due, come possiamo prendere dei takeaway pratici da quello che sta facendo. In primis, lui si è allenato per letteralmente 6 mesi prima di iniziare a prendere queste cose ed è una cosa che io sconsiglio a quasi tutti, soprattutto perché ci sta a fare le cose naturali, imparare da soli ad allenarsi bene. Ovviamente Sush ha iniziato dopo 6 mesi e secondo me è troppo poco. A me sarebbe piaciuto vederlo fare 2-3 anni di allenamento per vedere appunto, imparare veramente ad allenarsi, imparare la periodizzazione, le progressioni, volume, frequenza, intensità, però non riesco a capire, alla fine da naturale è un processo che ci vogliono anni e io mi sto allenando, ok, che ho stoppato completamente i miei inizi di Newbie Games perché seguivo veramente stronzate, ho letteralmente perso il mio peak di Newbie Games, è completamente andato, però comunque dopo di quello mi sto allenando più o meno, dico bene ogni singolo anno, ma imparo sempre di più perché uno non smette mai di studiare, non sono mai felice e come dire soddisfatto dei risultati, voglio sempre migliorare, però comunque mi sto allenando da anni, i progressi sono lentissimi. Se noi mettiamo la tabella di Lyle McDonald in questo momento sullo schermo, anche solo guardando la tabella potete capire come diventa un pochino forse angosciante anche in modo naturale, se ci alleniamo dopo letteralmente 3-4 anni possiamo pensare di mettere su 1-2 kg di massa muscolare nell'arco di un anno, 12 mesi, e questo se facciamo tutto perfettamente, se abbiamo una buona genetica, se siamo super costanti, cioè 1-2 kg in 12 mesi sono tipo 100 grammi di muscolo in più al mese, che è veramente una cosa minuscola, impercettibile quasi, e soprattutto è così tanta costanza e disciplina che uno ci dedica per veramente avere dei minimi risultati in cambio. Quindi riesco a capire che dopo qualche anno, se i progressi rallentano, se ti piace come sport, se è la tua passione, come potrebbe essere per me, potrebbe essere per altre persone, allora lì posso capire come magari possono entrare in gioco queste altre sostanze, altrimenti veramente
non lo vedo proprio. E un'altra cosa che possiamo semplicemente imparare da Sush è appunto il fatto che lui dica apertamente anche i dosaggi, per quanto i dosaggi in sé potrebbero non essere appropriati per tutti, quindi ovviamente si potrebbe vedere quello. È sempre bene, secondo me, vedere che questo concetto diventa sempre un pochino meno tabù. Magari in Italia è ancora molto tabù, ci sono molte persone che dicono e fingono di essere natural, mentre invece di apertamente dire che hanno deciso di provare delle sostanze dopanti, sarà pure perché in Italia è illegale, quindi ci stanno magari potenziali casini in quel senso. Però, cioè, è bello vedere come in America non si stia passando dal sei natural o non sei natural, si stia passando ora, non è più quello, ma è quanta roba ti prendi. Perché ormai ai livelli di influencer che fanno soldi con il fisico, a livelli di atleti che hanno contratti multimilionari, a livello di attori e di cinema che anche loro hanno contratti multimilionari, ragazzi, in questi livelli di performance alto, questa gente che si mostra a tutti, che ogni singolo giorno, oppure appunto se hanno un contratto, una performance qua e di qua, devono sempre stare al top. Fare le cose in modo naturale ci vuole tempo, ma quando entrano in gioco magari soldi, magari appunto pubblicità, il fatto che appunto si devono far vedere davanti a milioni e miliardi di spettatori, allora lì è abbastanza normale capire come l'attrazione magari ad usare queste cose sia molto più alto. Quindi a me fa piacere anche quello di Sush, che essendo aperto con le dosi rende sempre di meno tabù, rende sempre molto più chiaro anche a dei ragazzi che si approcciano alle prime armi con la palestra, capire che sono due sport differenti, capire che i fitness model, i fisici che si vedono nelle riviste potrebbero non essere tutto naturali anche ai livelli sportivi. Mi dispiace dirlo, perché sembra molto pessimista e sembra molto aggressivo, e non è così, non voglio essere pessimista, perché ripeto, io personalmente non c'ho niente contro, è una scelta personale, non mi permetto di giudicare, però è abbastanza chiaro che a livelli super alti, quando vedete anche i calciatori che recuperano da un infortunio in cui si scassano tutto e dovrebbe, una persona normale starebbe fuori 5 mesi, 10 mesi, sì, ovviamente dite sì, ma sono sportivi, quindi loro ci mettono 3-4 settimane, ma per farlo c'è molto altro che noi non vediamo. Magari ci sta un stem cell therapy, cioè letteralmente i SARMs e gli steroidi sono stati sviluppati per agire contro le malattie, le muscle wasting diseases, quindi le malattie che vanno a mangiare i muscoli, non mi ricordo come si chiama, non osteoporosi, quello. Vabbè, ci stanno delle malattie che vanno letteralmente a ridurre la massa muscolare, e questi steroidi, questi SARMs, le nuove sostanze, letteralmente vengono create per quello. Quindi è ovvio che poi piano piano prendono sempre più alla larga, e soprattutto se sono professionisti che lo fanno come sport, bodybuilding, o come atleti o attori o altre cose. E quindi sì, se non conoscete Sush, io vi consiglio di andarlo a vedere, perché è veramente onesto e mi piace un po' di onestà nell'industria. Spero anche che in Italia piano piano si arriverà sempre più a questo, perché conosco in prima persona molte persone che mentono online di ciò che prendono, e la cosa più assurda è che magari online fanno finta di niente, si mostrano come natural, tutto così, e intanto se li conosci dietro le quinte, se li vedi con i gruppi così, nemmeno si nascondono, ti dicono esattamente cosa prendono, e è un pochino tipo boh, un pochino dispiacere vederlo. Questo è tutto per il video di oggi, ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, fammi sapere cosa ne pensi tu, lasciaci un like, iscriviti al canale, commenta per l'algoritmo con un bel io o quello che vuoi. Noi ci vediamo al prossimo video, e come sempre,